Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Creativamente e oggi ci troviamo qui per un secondo appuntamento per realizzare un progetto natalizio, ovvero un cestino a forma di albero di Natale di pino. Vedete, partiamo da un fondo in feltro e poi con la fettuccia andiamo a realizzare questo alberello, decorato poi con la passamaneria. Spero che questo progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti e io vi lascio il tutorial. Ciao! Quello che ci occorre per realizzare questo cestino è un albero di Natale tagliato in feltro e perforato, un fondo in feltro, vedete come il mio, un rotolo di fettuccio da 400 grammi del colore che preferite e un uncinetto numero 6 con cui andremo a lavorare l'intero cestino. Io utilizzo l'uncinetto numero 6 perché la fettuccia è abbastanza piccolina, come potete vedere, però se voi avete fettucce più grosse potete naturalmente aumentare la dimensione dell'uncinetto. E vi ricordo come sempre che tutto il materiale lo potete acquistare sul sito www.merceriamari.it. Ci tengo a precisare che questi fondi li realizziamo noi artigianalmente, ci sono disponibili in vari colori, ma li realizziamo solo di diverse forme, quindi alberi di Natale, stelle, cuori e altre forme anche a scelta, solo su ordinazione però, quindi magari contattateci se ne avete bisogno e li realizzeremo per voi nel colore che scegliete. Vi lascio il tutorial. Quindi facciamo il nostro cappietto, ci inseriamo in un punto del nostro fondo, estraiamo il filo in questo modo e andiamo a lavorare tutte maglie basse, una per ogni foro del nostro fondo. Vedete, quindi entro nel foro, aggancio il filo, esco e lavoro una maglia bassa. Quando arrivate in punta, quindi quando sarete qui, 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 ogni volta che sarete nell'angolino, nel foro dell'angolino andiamo a fare degli aumenti, andremo a lavorare precisamente 3 maglie basse all'interno dello stesso foro, quindi entro una volta e realizzo la prima maglia bassa, rientro nello stesso foro e vado a lavorarne una seconda, ancora entro ancora una volta sempre nello stesso e vado a lavorare una terza maglia, ok? Quindi vedete che ho lavorato 3 punti nello stesso, 1, 2, 3. Adesso di nuovo proseguo a fare un punto basso per ogni maglia sottostante. Quindi adesso sono arrivata qui e di nuovo vado a lavorare 3 punti bassi nello stesso foro. Quindi 1, 2 e 3. E adesso salgo di nuovo
proseguo per questi fori, quando arrivo di nuovo qui farò gli aumenti, quando arriverò qui in cima farò gli aumenti e anche nelle altre punte del nostro alberello. Ok? Allora, una volta arrivati qui alla fine del giro, vedete, mi inserisco nel primo punto in questo modo e chiudo il giro con una maglia bassissima. Adesso da qui in poi proseguirò a lavorare a maglia bassa. Io lavorerò a maglia bassa e non farò punti più elaborati, ma volendo potete scegliere il punto che preferite e lavorare anche altri punti. Io vado a lavorare a maglia bassa, così magari anche chi ha le prime armi e non ha mai provato a realizzare cestini o quant'altro, con questo punto facile facile può realizzarlo e regalarlo per Natale, usarlo come centrotavola e così via. Quindi adesso da qui in poi, da qui per tutti i giri che andremo a realizzare, andremo solo più a lavorare una maglia bassa per ogni punto sottostante. Vedete? In questo modo, e dovete proseguire così per tutto questo giro e per altri 5 oltre a questo, quindi faremo 6 giri in totale di altezza del nostro cestino, o almeno io ne farò così, lavorando a punto basso e lavorando un punto per ogni punto sottostante, così come si presentano, senza più né aumenti né niente. Ok? Allora, guardate, questo è il risultato. Ho realizzato i 6 giri del mio cestino e vedete, questa è la forma, quindi ha preso benissimo la forma che gli avevamo dato col feltro ed è venuto il nostro pinetto. Quindi adesso, come ultima cosa, dopo aver fatto questi 6 giri di maglia bassa, esattamente come ho già fatto nel cestino a forma di stella, se qualcuno di voi ha già visto il tutorial, dato che quest'anno per Natale ho deciso di realizzare solo cestini di queste varie forme, vado a finirlo con un giro di punto gambero. Quindi, punto gambero, come si fa? È una semplice maglia bassa, ma invece di proseguire andando avanti come siamo abituati a fare, si lavora andando all'indietro. Quindi io adesso dovrei proseguire così, invece punto qui e punto all'indietro, vedete? In questo modo. Adesso punto così e mi si fa questa torsione. Quindi è sempre una maglia bassa, però che fa questo motivo qui un po' ritorto, che secondo me come finizione dei cestini è fenomenale, soprattutto questi che sono già lavorati, che non possiamo andare a fare altri festoni o decorazioni più impegnative, no? Proprio perché di impegnativo loro hanno già la forma, che non è il classico cerchio, il classico tondo o quadrato o rettangolare. Quindi adesso andiamo all'indietro a pescare tutti i punti e facciamo questo ultimo giro di vedete che si
crea questo bordino e dobbiamo proseguire così per tutto il giro. Dopodiché siamo liberi di andare a decorare il nostro cestino come meglio ci piace, con un fiocco, con delle passamanerie, girandoci tutto attorno. Volendo si poteva fare anche quest'ultimo giro di punto canestro con un colore in contrasto, più chiaro, più scuro. Siete appunto liberi di giocare con la vostra fantasia e di decorarli e abbellirli come ritenete opportuno. Io ho scelto di farli con questo marroncino e poi andrò a decorarli con delle passamanerie sul dorato, perché voglio un po', mi servivano stile shabby, e quindi ho scelto questi colori proprio per questo motivo qui. Poi vedete, appunto, anche io userò delle passamanerie, le ho già usate nell'altro cestino, adesso vediamo come andrò a combinarle e decorerò anche questo cestino. Le passamanerie io vado a incollarle con la colla a caldo e dopo vi farò vedere appunto il risultato. Adesso non ho ancora deciso come metterle e quali utilizzare, ma comunque penso che più o meno saranno quelle che ho già utilizzato nell'altro tutorial, perché mi servono che siano tutti più o meno sullo stesso stile questi cestini che sto facendo. Per un'altra volta avevo fatto un motivo del genere e mi sa che magari anche stavolta farò lo stesso, quindi vi farò vedere il risultato finale appena ho terminato di fare questo giro. Guardate, ho appena terminato di realizzare il mio alberello, l'ho decorato con la passamaneria esattamente come l'altro cestino già a forma di stella che avevo fatto, appunto l'ho decorato tutto così, e qua in cima ho inserito un fiocchetto un po' come se facesse il puntale dell'albero, e questo appunto, ripeto, è il risultato finale. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, se provate a realizzarlo mandatemi le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine. E io come sempre vi do appuntamento a un prossimo tutorial. Ciao!